Allora, buongiorno signore e signori, siamo qua in compagnia appunto di Fabrizio, Fabrizio Di Benedetto, e lui si occupa comunque di trading, investimenti e tutte queste cose qua che adesso appunto andiamo più nel tecnico. Infatti, Fabrizio, per favore, presentati così vediamo un po' il tutto. Buongiorno. Allora, sì, io nasco come trader più o meno 5 anni fa e ho iniziato un po' come tutti, depositando i primi soldini sulle piattaforme di trading, studiando un po', eccetera, eccetera, per fare i primi soldini. Poi mi sono lanciato appunto nella formazione, quindi a formare le persone per pochi euro per costruire i primi capitali per poi fare trading, però sempre sull'onda del trader. Poi dopo, diciamo, mi sono un po' amplificato, no? Ho aperto una prima azienda perché vedevo che la formazione andava bene come punto di diversificazione. Facevo introducing broker, quindi portavo le persone nei broker per delle fee, sempre per costruire i miei primi capitali perché ero consapevole che con pochi soldi non si poteva fare trading, cioè non posso fare un'attività dove servono tantissimi soldi con 1000 euro, robe così. Quindi facendo queste mie prime due cose, formazione e introducing broker, ho creato i miei primi capitali. E da trader sono passato a diventare un imprenditore, perché poi ho fatto impresa, ho aperto aziende all'estero, una in Bulgaria, ora ce n'è una a Dubai. E poi ho iniziato anche ad investire, quindi oltre a fare trading, perché tra trading e investimento non c'è tanto in comune, sono due cose diverse, ho iniziato ad investire anche in cripto, in azioni e così via, quindi ho preso diversi rami, sono partito come trader, poi sono diventato imprenditore, poi investitore e così via. Chiaro, chiaro, chiaro. E raccontaci un po' proprio il tuo percorso, nel senso che prima comunque non facevi il trader, mi ricordo che ti occupavi, facevi tipo il cameriere, qualcosa del genere, Esatto, insomma. allora io sì, ero un cameriere, io ho fatto un anno di alberghiero, ho lasciato la scuola e ho iniziato a lavorare. Io vengo dal sud, sono di Napoli, c'è una mentalità un po' ristretta, è brutto da dire ma è così. Quindi mio padre mi disse: se tu lasci la scuola a questa età inizi a lavorare. Il mio primo lavoro è stato lavare delle auto in un concessionario, poi dopo lasciai il lavoro perché era troppo faticoso mio padre, perché era lui che mi trovava i lavori tra l'altro, perché a me non piacevano, quindi andava lui in giro a trovarmi lavoro. Ho lavorato in una macelleria, poi ho fatto il giardiniere, poi davo una mano a una ditta di costruzione, quindi facevo tipo il carpentiere, sai, portavo le robe, passavo l'isolante sulle pareti, eccetera, eccetera. E poi dopo ho detto ok, voglio trovare una strada. Dato che comunque venivo da una situazione molto scomoda, non è che sognavo tanto in grande, non avevo una grandissima ambizione come oggi. Quindi ho detto ok, vado a fare il cameriere, perché io credevo che il cameriere fosse, sai, un lavoro fatto bene, è un lavoro fatto bene, però per chi ha tanta ambizione non è un granché per me. E iniziai a fare il cameriere, quindi lavorai in un posto, in un albergo a 5 stelle, e da lì poi feci curriculum e iniziai a lavorare un po' in giro, mi feci il mio giro, diciamo, di turni, perché io poi ero un cameriere extra, quindi lavoravo un giorno in una villa, un giorno in un albergo, un giorno in un ristorante e così via, per poi finire in un bar, perché durante il percorso da cameriere volevo fare un upgrade. Io avevo il sogno di lavorare su quei piccoli chalet in mezzo alla spiaggia, cioè presente lì, quelle robe tipo nelle Canarie, roba così, e quindi mi presi un attestato da barman. 4 mesi feci l'attestato e me ne andai alle Canarie a fare il barman. Non trovai nulla perché non sapevo spiaccicare due parole in spagnolo, nemmeno in inglese. Quindi stetti lì tipo 5 mesi a fare, si può dire, il barbone, cioè non c'avevo proprio soldi, anche perché andai lì con 1000 euro e non sapevo che bisognava dare tipo 2 mesi di anticipo per l'affitto. I miei 1000 euro se ne andarono, si può dire, i primi 5 giorni, e quindi rimasi senza una lira. E feci qualche lavoretto, 50 euro da una parte, 100 euro da un'altra, però poi finii proprio senza soldi, quindi passai tipo 2 mesi, 3 mesi a mangiare roba come pane, würstel, perché costava tipo il pane 90 centesimi, würstel 25 centesimi, quindi ogni giorno mangiavo con 2 euro, si può dire così, Onesto. onestissimo. E poi ti faccio vedere le foto, passavo tipo 60 kg, che era la metà di oggi. E Cosa vuol poi dire fare la fame? Guarda che è brutto, è bruttissimo, non lo auguro a nessuno, anzi, io lo augurerei, perché quando si tocca il fondo,
si capisce davvero cosa significa lavoro, si dà il vero valore al denaro, alle cose, alla famiglia, tantissime cose, perché oggi le persone magari stanno in una zona di comfort, sai, non danno tanto valore a alcune cose, a certi principi e così via. Quindi toccai un po' il fondo, poi non ti dico negli ultimi giorni, perché poi mi finì l'affitto. Io avevo il volo dopo 2 giorni e quindi rimasi 2 giorni in strada. Cioè, tipo, la prima notte dormi su una panchina, la seconda notte in aeroporto. Sì, vabbè, mi sto tipo 24 ore in aeroporto, con le valigie e tutto, tipo barbone. E poi sono tornato in Italia. Tornato in Italia ho ripreso il lavoro da barman, gestendo un bar, gestendo tra virgolette, perché poi stavo lì, facevo tutto io, sai, fatture, cose, ordinare le robe che mancavano, eccetera, eccetera. Durante quel percorso lì conobbi il trading, perché un mio amico che conobbi alle Canarie, in un locale di salsa, perché andava a ballare la salsa per dimenticare i problemi, e mi fece conoscere il trading, mise una foto, io lo contattai, dissi cos'è questo trading, mi disse oh, guarda è una roba fantastica, metti 200 euro qui, te ne do 400. Che roba è? Come fai a darmene 400? No, ma fallo, fallo. Praticamente lui sfruttava la leva dell'introducing broker, quindi dove tu portavi delle persone che facevano un deposito e loro ti davano una fee. Tra l'altro, 5 anni fa le fee erano più alte del deposito, cioè tu mettevi 200 e te ne davano 4. Quando gli italiani hanno iniziato a truffare i broker su questa cosa qui, le cose sono cambiate, quindi oggi le fee sono più basse dei depositi. Chiaro. E io infatti gli diedi 200, li misi su un conto, li bruciai subito, però lui indietro me ne diede 400. Dissi, cazzo, figa sta roba qua. Iniziai a studiare trading, quindi tipo studiai 2 testi di analisi tecnica, però non c'avevo i soldi per fare trading alla fine, perché venivo da una situazione tragica, c'avevo sì e no 200 euro da parte che misi sul conto. E quindi dissi, ok, perché non costruirmi capitali insegnando, come ho detto prima, no? Quello che sapevo sul trading e facendo introducing broker, quindi magari io ti insegno a te gratis, però tu ti iscrivi sul mio broker. E facendo sta cosa qui poi ha funzionato, perché poi dissi, ok, mo per prova porto una persona, porto mia madre. Cioè, quindi ho fatto iscrivere a mia madre, ci ho fatto io il deposito, ho fatto 5-6 operazioni e il broker a fine mese mi pagò. Dissi, oh, cazzo, ma allora sta cosa funziona, no? Si può dire cazzo, Sì, un'intervista. si può dire, non siamo in TV. Ok, quindi, no, sai, magari metti un beep. Ah no, vabbè, spostiamoci giusto un attimo che le sedie, così magari ci inquadriamo meglio con le sedie Ah, dell'oratorio, capito? sì, dove ci mettiamo? È Un po' un po' più a più te. bravo, così, bravo, così, a Ok. posto, grazie. E quindi portai mia madre e il broker mi pagò e ci fu una specie di effetto Keystone. No, sai, l'effetto Keystone è quando tu fai un qualcosa e ti scatta la scintilla e dici, oh, è possibile fare quella cosa lì. E allora dissi, cazzo, è possibile farle introdurre in broker? Mi pagano, è verità, perché io poi sempre stato scettico, sai, solito che dice non funziona niente, non esiste nulla. E da lì poi portai 2 persone, 3 persone, 4 persone. Comunque arrivai dopo 4 mesi che guadagnavo più di mio padre. Mio padre poi faceva la guardia giurata, quindi ti lascio immaginare, stava a casa 1500-1600. Mi ero informato pure io, sai, per la guardia giurata, ai tempi, proprio anni fa, Sì. perché ho visto mi ricordo bene, perché mia madre lavorava appunto al supermercato, ero andato a trovarla, ma ti parlo di tipo 7 anni fa, una roba del genere, e ho visto sta tizia qua, tutta quanta in divisa, che portava sto saccone pieno di soldi, tutto quanto in sicurezza, controllato. Bella sta cosa. Deve essere figo, Sì, poi però ho visto insomma la parte retribuzione, la mole di ore di lavoro che devi andare a mettere, ho detto, sai, è un po' così. 8-9 ore al giorno per 1500 al mese. Oddio, non è il top. E quindi inizia a guadagnare più di mio padre dopo 4-5 mesi, perché io portavo una media come 5 clienti al mese, 6 clienti al mese, mi pagava un botto. E quindi facevo questa cosa, ti insegno gratis, tu ti iscrivi sul mio broker e fai X operazioni per essere pagato. E là costruì i primi capitali, feci tipo, dopo un po' di tempo feci una roba come 10.000 euro da parte, perché si può dire che io continuai a fare la vita del barbone, nonostante avessi 10.000 euro da parte. Perché il trucco è qui, il trucco è quando fai i primi capitali non li devi mai spendere, non devi mai sperperarli, anzi devi essere più tirchio di prima.
io super tirchio, proprio non scendevo nemmeno a mangiarmi una pizza. Infatti ho un po' rovinato le relazioni per questa cosa qui, perché ero così preso dal business che iniziai a mettere da parte le relazioni, la famiglia, la fidanzata, eccetera, eccetera, eccetera. E quindi, insomma, poi da lì è scattata quella scintilla, quindi non mi fermavo più, fino a depositare la prima somma vera, diciamo, su un conto di trading. Lì ho iniziato ad avere un po' di risultati. Uh-huh. Però all'inizio non è che col trading ci fai tanto, insomma, a meno che tu non ci abbia una grossa esperienza, perché il trading è molto self-confidence, molta mentalità, molta psicologia, molto stare dietro alle emozioni, sai, la gestione del denaro. Quindi se tu non hai questi principi all'inizio, è difficile avere successo nel trading, quindi più di un pochi soldi al mese non ci tiri, siamo onesti. E poi per essere un buon trader dovresti essere anche un buon imprenditore all'inizio, perché un buon imprenditore sa come gestire il denaro, sa come gestire le entrate, le uscite, la stessa cosa è nel trading. Quindi stare lì tranquillo, se c'è un'uscita la devi saper gestire, se c'è un rosso devi saperlo gestire e così via. Poi il resto è storia, cioè nel senso, poi sono cresciuto, è diventata un'attività l'introducing broker, perché poi, sai, molti dicono, ti rubo la domanda, no? Perché se tu sei bravo a fare trading, perché devi fare formazione, perché devi fare introducing, perché devi fare tutta sta roba? Perché ad esempio a me arrivano domande assurde, no? Cioè sì. Tipo persone che mi dicono, ma se tu sei così bravo a fare trading, perché non ti fai un debito in banca di 1 milione di euro e fai solo trading? Cioè roba proprio, te non ci puoi proprio pensare, perché è assurdo. Il trading è un'attività non controllabile. Cosa significa un'attività non controllabile? Che tu non puoi essere sicuro che a fine mese guadagni. Non essendo controllabile, non hai nessuna sicurezza. E quando tu fai del tuo main business un'attività non controllabile, sei sempre a rischio. Ok? Perché è possibile che tu per 3 mesi non guadagni. Il mercato ti va contro, la tua strategia non performa, e non sei in tempo nel cambiare le carte in tavola, e quindi per 3 mesi magari non guadagni. Potrebbe essere così, come non potrebbe essere, alla fine è statistica e probabilistica, nulla è sicuro. Quindi, dato che uno non vuole vivere su un filo in equilibrio, inizia a diversificare, perché chi conosce un po' di educazione, chi è un po' educato finanziariamente, sa che dovrebbe diversificare su più business, quindi magari prendere più rami per avere più entrate, così da rendere da prendere più business, magari non controllabili o controllabili, e avere le proprie rendite passive a fine mese. Perché a parte che io faccio trading dalle 3:30 fino alle 5. Del pomeriggio o della notte? Del pomeriggio. Ok. Prendo la sessione americana, quindi 3:30 italiane fino alle 5, apertura americana, lavoro su un indice, sul Nasdaq, e quindi lavoro quelle poche ore. Alla fine invece tutto il giorno libero. Non è che stai lì sempre a analizzare il grafico, una volta che hai fatto una struttura della giorni ogni tanto a posto. Uh-huh. Quindi non è che sto sempre lì vicino. La mattina la impieghi per fare altro, la sera la impieghi per fare altro, tardo pomeriggio, primo pomeriggio devi fare qualcosa, non puoi stare sempre a fare il nababbo in piscina. Quindi alla fine, perché no, diversificare sulla formazione ci guadagni anche tanto, perché io poi non è che costo poco. Se uno deve rubarmi un'ora, io mi prendo quello che mi devo prendere. Ok? E quello va a crearmi un'altra entrata oltre al trading. Quindi, che ne so, col trading ti porti x 1000 euro al mese, perché non guadagnare magari il 30% in più con la formazione? Perché non guadagnare il 30% in più con l'introducing broker? Alla fine sono grosse somme, non stiamo parlando che io faccio una consulenza per 50 euro, per 100 euro e col trading ne guadagno 100.000. Sono cose equiparate. Quindi alla fine, diversificando, riesco a incrementare le mie entrate a fine mese. Più entrate ho, più cose posso fare. Non sono uno stupido che prende il 100% del mio capitale, lo metto su un conto di trading e magari il mercato mi va contro per 2 mesi, 3 mesi, e sto lì a rischio che sudo, dico cazzo, su tutti i soldi che ho torno a fare la vita di prima. No, devi proteggerti, devi stare sereno, devi poter dormire la notte. Quindi ci metti io ad esempio ci ho messo il 40% del mio capitale totale sul conto di trading, poi un'altra la uso per fare investimenti su cripto e azioni, e via, trado con quel 40% alla fine. Mm-hmm. E mi porto i miei risultati a fine mese. Quindi per questo diversifico,
per questo faccio formazione, per questo faccio introducing broker, per questo faccio immobiliare, per questo faccio imprenditoria, quindi io faccio formazione anche per imprenditori, cioè formo gli imprenditori, formo le persone a diventare imprenditori, ok? E anche quello è un, diciamo, una buona diversificazione, li porto a Dubai, faccio 6 mesi di formazione, eccetera eccetera. Chiaro. Faccio chiaro, un po' chiaro. Di cose, diciamo che io metto sempre le mani in pasta, ora sto anche aprendo un e-commerce di gioielli. Sì. Vedo quello che ho intorno, mi adatto alle situazioni e via, l'importante è adattarsi secondo me. Poi sì, lì fuori c'è chi dice perché non fai solo quello, a me non piace stare fermo, mi piace stare sempre attivo, sai, sempre con le mani in pasta, fare qualcosa, aprire, spostarmi. Chiaro, chiaro, pure io stessa cosa, anche se vado ad automatizzare alcuni business che possono essere l'agenzia, l'e-commerce o comunque un team più automatizzato, ok, sì, mi risparmio del tempo, però mi rompo il cazzo, si può dire cazzo? Sì, sì, cioè non riesco letteralmente a stare fermo, cioè mentalmente dico cavolo, se non faccio qualcosa, poi mi è capitato anche il periodo in cui ero proprio maniacato, dove magari la notte dormivo, avevo gli incubi perché, non so, magari sognavo gli incubi di andare in bancarotta. E quindi avevo proprio quelle fisse e dico cazzo, non voglio tornare al punto di prima, no? E questo perché magari arrivavo al punto, non so, ok, faccio x mila, non so, 50.000 al mese, quello che sia, e è automatizzato, mi risparmio un sacco di tempo. Se sto fermo mi sembra proprio di stagnare, di sai quella situazione lì. E allora ti senti inadatto, ti senti insicuro quando stai fermo. Sì. A me sai cosa, come è successa questa cosa qui? Cioè, tantissimi anni fa, io ero un nerd quando facevo il cameriere, no? Tipo giocavo, sai, quei giochi online, robe così. E quando iniziai a fare business, io non a Candy Crush. Non a Candy Crush, non mi ricordo come si chiama, quei giochi online, sai, che tu droppi le robe, così, fai, prendi le monete, compri le armi, le cose così. Okay. E la PlayStation, sai, quelle cose là. E perché poi sono cresciuto, sai, con i giochi, robe. E io quando iniziai a fare business, ovviamente ero nella stanzetta di casa mia, il mio primo investimento fu un HP da 400 euro, computer, e cazzo, io non toccai la PlayStation, il computer per giocare, per tipo 4-5 mesi. Poi dissi, cioè avevo una sera libera, perché poi incassai, perché feci un lancio, incassai un botto di soldi, e dissi cazzo, ma sai che faccio? Mi distrago un po', mi metto a giocare, sai, metto un gioco lì. Guarda, appena accesi la PlayStation, iniziai a sentirmi in colpa. Dissi, cazzo, cosa sto facendo? Stacco tutti i fili, cosa, e mi rimetto lì. Sì, sì, sì. Ti senti inadatto, cioè ti senti fuori luogo, dici, non posso permettermi di fare questa cosa qui, non posso perdere il mio tempo lì vicino, cioè io sto lavorando su me stesso, capito? Sto creando il mio futuro, sto facendo le cose per me, non... Ho una grossa responsabilità, cioè una grossa responsabilità verso me stesso, verso il me stesso più vecchio di 5 anni, capito? Chiaro. Io vedevo me stesso 25enne dirmi che cosa cazzo stai facendo lì vicino, cioè staccati subito perché altrimenti mi rovini, capito? Sì. E quindi ogni volta che facevo un qualcosa, ovviamente mi sono divertito, per l'amor di Dio, con i miei soci, magari andavamo a fare festa fuori, ci stava. Però quando sai che c'è da lavorare e non lo fai, ti senti in colpa. Mm. Hai un dovere verso te stesso, hai la responsabilità di realizzare la tua visione. E sai che non la realizzi perdendo il tempo lì vicino. E quindi ti senti in colpa. Chiaro. Consapevolezza. Magari se uno fa un lavoro qualsiasi, da 8 ore al giorno, dice io devo lavorare dalle 9 alle 18, alle 20, più di questo non posso fare. Cioè, alla fine devo stare fermo quelle ore che non ho nulla da fare. Chiaro, chiaro, chiaro. Non ti senti in colpa. Invece lì, anche se lavori 20 ore, dici ok, mi sto un'ora, ti senti in colpa. Quello sì, lo so bene. Più che altro, sai che ti ho detto, questa cosa qua delle paranoie, che vabbè, capita. Ci sta. Capita comunque, a me vengono sempre le fissazioni proprio del ok, anche se sto facendo x mila, mi è capitato anche magari ok, questo mese faccio x mila e poi il mese dopo ne faccio un pochettino meno, e lì ti prende un'ansia pazzesca, almeno me personalmente, e dici cavolo, ma
ho spinto ancora di più e ho fatto anche meno, e quindi devo cercare di trovare un modo per farne ancora di più. Non solo questione di soldi, ma proprio anche sicurezza. Sì, anche perché più soldi fai e più aumentano le responsabilità, più aumentano le spese, più aumenta tutto, no? Alla fine... More money, more problems. Quindi più problemi avrai e più devi fare di più, cioè devi spingerti sempre oltre. Alla fine... Non... Allora, io non so se è una cosa sana o insana. Che poi se tu ci pensi, uno dice... Cazzo, però dovresti fermarti prima o poi, no? Cioè, perché devi stare sempre lì? Sei troppo perseverante. Quindi non sai se alla fine è una cosa sana o insana, però lo fai lo stesso, perché ti fa stare bene. Quindi poi io, diciamo, non mi sento insicuro, dico la verità. Io ad esempio, io sono molto self-confidence, quindi io sono sicuro che anche se un giorno diventassi povero, ritornerei ricco, perché alla fine io ho guadagnato molto mindset, cioè c'ho molta personalità, perché anche se le cose vanno male, no? Se tu tiri su un'impresa da solo, con le tue mani, e la fai arrivare a 1 milione di euro di fatturato, tu diventi una persona da 1 milione di euro, cioè tu acquisisci il mindset del milionario. Ora, anche se il milionario diventa povero, hai il mindset per ritornare milionario. Quindi alla fine, se tu domani cadi in rovina, ci ritorni qui sopra, capito? Sai ritornare in vetta, conosci la strada. Per questo è importante il duro lavoro e non la fortuna, perché la fortuna è tu, colpo di culo, via. Se arriva a capitare, sì, non ci sai ritornare. Può capitare anche nel nostro lavoro, ad esempio a me, che ne so, investo 30.000 euro su una coin, il giorno dopo ce l'ho 1,5 milioni. A una persona che conosco è capitato, che lavoriamo insieme tra l'altro. Però lì poi se tu li perdi non ci sai ritornare lì sopra. Una cosa è che tu dici, cazzo, ho fatto analisi per 10 anni, ho perseverato, sono arrivato lì, ci sa ritornare perché hai fatto la strada. Quindi il duro lavoro è importante per questo. Quindi un piccolo messaggio per tutti che io voglio dare è questo qui: alla fine i risultati non devono mai essere quantificati in denaro, ma in tutto quello che c'è intorno. Perché se io faccio un grosso lavoro e non ci guadagno nulla a livello economico, ci ho guadagnato a livello di personalità, a livello di mindset, ok? Ho guadagnato la personalità di uno che non molla mai, di uno che ha fatto un'impresa, di uno che ha fatto qualcosa, quindi alla fine sempre ci guadagni. E bisogna distaccarsi dal denaro e diciamo essere più introversi, cercare di focalizzarsi su se stessi, sulla propria crescita. Perché io oggi mi sento così forte mentalmente che, come ti ho detto, che se a me, che ne so, mi mettessero in una città che non conosco, senza documenti e senza soldi, io riuscirei a fare soldi, ok? Riuscirei a fare tutto da capo, lì da zero, magari con le mie abilità di speaking, di, che ne so, di imprenditoria, qualsiasi cosa, mi metterei lì e lo saprei fare. Anche in spagnolo. In spagnolo, perché parlo spagnolo, sono stato in Spagna, anche perché io sono ritornato in Spagna poi. Cioè io sono, è stata una sfida personale. Io me ne andai da Tenerife, perché io stavo a Tenerife, partì per Tenerife all'inizio, andai a fare il barman, che poi scappai di casa, questa è la verità. Cioè io tipo alle 4 del mattino, cioè avevo un biglietto, nessuno sapeva nulla, presi e me ne andai. Perché io avevo una famiglia molto ansiosa, madre ansiosa del sud, sai com'è la roba. Sì, ne so qualcosa, sì. Quindi, e scappai un po' lì. Tornai a casa da perdente. Quando iniziai a fare business, dico, torno da vincente. Quindi tornai di nuovo lì, presi una mega casa con una piscina bellissima, fantastica. E anche da lì me ne andai, poi venni qua a Dubai. Perché me ne andai? Questa è una cosa che magari qualcuno forse non ci crederà, ma fortuna sì, che alla fine. Siamo aperti, almeno io. Cosa ha capito? Allora, io ho notato che quando vado in difficoltà, quando vado sotto pressione, riesco a performare meglio. Io ora sono molto conosciuto per i miei webinar sul trading, per quello che insegno, sai, mentalità, quella roba lì. Però nessuno sa che i miei webinar li preparo mezz'ora prima della diretta. Cioè non è che li preparo 10 giorni prima. Io mi metto lì mezz'ora e dico, ok, che cazzo devo dire stasera? E dico, ok, devo dire queste cose qua. Preparo delle slide al volo. Infatti se tu vedi le mie slide fanno cagare. Schermo bianco, scritta nera.
non c'è una creazione, non c'è un disegnino, non c'è nemmeno il logo dell'azienda, non c'è nulla. Sono delle slide bianche, perché io le preparo 30 minuti prima, mi metto lì, preparo tipo 100 slide, alcune con errori di battitura, sai che manca una T, manca una P, e ok, c'ho le slide e parlo. Perché sotto pressione io riesco a lavorare molto molto meglio. E quindi cosa feci? Quando arrivai alle Canarie, io guadagnavo un bel po' e spendevo pochissimo. Cioè io spendevo una roba come il 5-10% di quello che guadagnavo al mese. Uh-huh. Ma lo spendevo, lo sperperavo, perché non sapevo nemmeno più cosa fare. E dissi no. Quando un giorno mi chiamò il mio socio e disse: vado ad aprire un'azienda a Dubai. E dico: cazzo, perché aprire un'azienda a Dubai? Perché sai, le tasse, le cose, i vantaggi, gli investimenti che ci sono lì, eccetera. Dice: ok, guarda, voglio aprirla anche io, perché no? Io poi viaggio con una borsetta, cioè tipo una borsone da palestra, uh-huh. Metto 4 vestiti dentro e vado via. E vengo qui a Dubai, dico: sai che mi piace però Dubai, e mi trasferisco. Chiamo il proprietario di casa, dico: guardo, non torno più. Subaffitto, perché avevo la casa pagata per altri 2 mesi, uh-huh. Subaffitto la casa alla persona che mi fece conoscere il trading, uh-huh. Perché poi io lo